Allora, buonasera a tutti, siamo qui alla prima festa, al primo Natale del Ciampino City. È una grande festa, tanti ragazzi, siamo circa 70 persone e i ringraziamenti sono doverosi. Innanzitutto a questo progetto, al presidente Alessandro Adriani che ci ha coinvolto a tutti come un ciclone. E io da presidente di Assocommercianti abbiamo collaborato a questo progetto come sponsorizzazioni e quant'altro. E ha coinvolto una grande fetta della città e questo mi fa molto, molto, molto felice. E per il progetto tecnico diamo la parola al nostro amico direttore generale. Ciao a tutti, in primis voglio ringraziare Onofrio Saia per il supporto e per tutto quello che ci ha dato e supportato in tutto a livello di commercianti di Ciampino, con cui siamo molto felici di collaborare e dare risalto specialmente in questo momento poi di difficoltà un po' per tutti, quindi siamo molto contenti. A livello di progetto tecnico diciamo che abbiamo una bella realtà, abbiamo una terza categoria di calcio 11, una serie D, un under 21 e una open femminile che è una serie D. Stiamo riscuotendo importanti risultati da tutte le squadre, ci stanno dando veramente soddisfazioni. Da parte nostra stiamo cercando di investire anche sui bimbi, sui ragazzi. Infatti abbiamo impostato un gruppo di bambini, tutti in categorie esordienti, pulcini, che si stanno divertendo, quello che vogliamo che si divertino e che portino avanti poi il futuro di questa società. Sicuramente insieme ad Onofrio questo è il primo passo di una collaborazione che è partita adesso da 4 mesi, ma che sicuramente speriamo che prosegua nel tempo e che sia una collaborazione di lunga durata da parte nostra, ci farebbe veramente piacere di questa cosa. E poi niente, io voglio ringraziare tutti quanti gli staff delle squadre perché sinceramente ci stanno dando tantissime soddisfazioni in tutti quanti, quindi auguro, ne approfitto a nome della società, augurare un buon Natale, un felice anno nuovo a tutti, alle famiglie e a tutto Ciampino. Lo faccio ai commercianti, lo faccio con Onofrio, ma ovviamente spero che lo rivolga a tutti quanti i commercianti di Ciampino, un simbolico, grazie a tutti. All'inizio della stagione fino adesso posso dire solo che è stata molto positiva, i ragazzi hanno risposto, io sono subentrato però ho trovato una squadra che sta sul pezzo, una squadra che vuole la sua parte, sono convinto che fino alla fine riusciremo a stare lì, poi è sempre il campo che decide. Aspettative, io mi aspetto sempre il massimo, i ragazzi lo sanno, io quando mi sono presentato gliel'ho detto che le aspettative sono il massimo, mi aspetto tanto da loro e siccome siamo una squadra forte dobbiamo dimostrarla sul campo, spero che alla fine il campo ci darà ragione. Beh, il rapporto con la società è stato ottimo, l'impatto è stato bellissimo perché sono bastate pochissime parole per accettare il tutto. Poi già da questa sera si possono vedere la società, le aspettative della società. Fare una cena di fine anno, di Natale, con circa 90 persone non penso che è da tutti. Quindi da parte mia c'è solo da fare i complimenti alla società. Ah, l'impatto con i compagni, sono amici da una vita, perciò è stato molto semplice, è stato tranquillo, era tutto come me l'aspettavo, sin dall'inizio dell'anno, molto, molto uniti. Purtroppo qualcuno glielo siamo persi per strada perché sono successe varie cose, però chi è rimasto segue le aspettative che avevo dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda il mister, impatto molto positivo. Si vede anche che ha allenato altre categorie, ma non è perché sta qui, però. Perciò mi aspetto tanto anche da lui, anche io da lui. Le aspettative sono quelle di lottare partita dopo partita, senza prefissarci niente, però come dice il mister sarà il campo quello che parla, ma noi dovremo dare il 100% a tutte le partite, altrimenti non arriveranno queste,
questi risultati. Con Alessandro siamo amici da una vita, con il presidente, ma ha fatto qualcosa di straordinario, c'è solo da ringraziarlo, perché veramente ha messo a disposizione di una Serie D, del CSI maschile, femminile, del calcio terza categoria, ha messo a disposizione qualcosa che in pochi riescono ad avere, perciò c'è solo da ringraziarli. Allora, per quanto riguarda l'annata in corso, abbiamo iniziato un po' in ritardo e con la preparazione, comunque dopo ci siamo reintegrati, adesso siamo a 3 punti dalla prima in classifica e in generale ci possiamo ritenere soddisfatti di come ci stiamo comportando. Il gruppo è unito, è compatto, ci sono giocatori che stanno con noi, cioè con il nostro gruppo, da circa 9-10 anni e diciamo che la nostra forza, come diciamo sempre noi, è il gruppo, e il gruppo vince sempre, quindi cercheremo di dare ancora di più. Non ci stiamo ponendo degli obiettivi in particolare, qui accanto a me ho il mio capitano che penso che possa confermare il tutto. Le aspettative sono alte, nel senso il mister diceva sì, appunto questo, e l'obiettivo nostro è quello ovviamente di divertirci. La squadra è un bel gruppo, quindi noi ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo la fiducia del mister e della società, e quindi noi abbiamo appunto un obiettivo che non diciamo, però è quello appunto di far bene. Allora, la società è nata anche grazie a un'amicizia che io ho con il presidente da oltre 20 anni, credo, sì. E siamo cresciuti insieme, anche se lui è un po' più piccolino, però alla fine ha dimostrato una grande maturità, anche un gran carisma, ha un potenziale che secondo me è quello che sta mettendo. Non mi vengono le parole giuste in questo momento, però è una persona che si è data talmente tanto da fare e i suoi frutti si vedono che in solo 4-5 mesi che siamo partiti, diciamo che quello che è riuscito a fare il presidente in questo momento pochi sarebbero riusciti a farlo. Quindi io parlo a nome della mia squadra, gli diciamo grazie anche per questa splendida serata che stiamo vivendo, e se lui sta dando tanto per noi, noi dobbiamo ricambiare con l'impegno, con il sacrificio e con la voglia di volere spaccare realmente. Sì, diciamo, confermo quello che dice il mister, colgo l'occasione ovviamente per fare gli auguri a tutti lo staff e la squadra, a tutta la presidenza, appunto il direttore generale, chi ci sta dietro come i dirigenti, insomma chi ci dà una mano, perché ovviamente è uno sport che abbiamo bisogno, appunto. Grazie a tutti, auguri. Allora, i rapporti dello staff e della squadra sono ottimi, ci guardiamo e confrontiamo tutti i giorni, c'è dialogo con tutti e spero che vada avanti così per sempre. La società, tutti i presidenti, i vicepresidenti, i direttori generali, sono tutti a fianco, al nostro fianco, e ci aiutano in tutte le maniere. No, siamo un gruppo unito, per me siamo tutti amici, una grande famiglia, e comunque ci vogliamo tutti bene, ci frequentiamo anche fuori dal campo, e comunque siamo uniti per un unico obiettivo. No, in realtà viviamo la giornata, partita dopo partita, perché il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite. Poi comunque, insomma, la viviamo a giornata, non ci interessa la classifica, la vediamo al campionato, insomma, al campionato finito. No, in realtà ci ritroviamo tutti bene, siamo tutti uniti, sia noi giocatori con lo staff, quindi insomma siamo tutti uniti per centrare il nostro obiettivo. No, anche con la società comunque abbiamo stabilito ormai un rapporto secondo me ottimo, sappiamo ciò che ci viene chiesto e noi cerchiamo di rispondere nel campo. Beh, diciamo che la squadra è andata bene, c'è voglia di giocare, di vincere. L'alleno da 6 anni, quindi c'è un bel rapporto con le ragazze e appunto ringraziamo pure la società di questa opportunità. Beh, adesso siamo primi in classifica, a pari punti con un'altra squadra, puntiamo in alto, insomma, ecco.
molto chiari, arriva almeno alle finali e cercate di vincere il campionato. Sì, no, la società ci segue, un grande direttore generale, signor Giuseppe Pompili. Poi ringrazio pure il presidente, ma a parte gli scherzi, Alessandro Adriani, che sta facendo un bel lavoro. Ci sono delle difficoltà, come è normale che sia, ma spero in un bel futuro. Allora, sicuramente data una prima fase di conoscitiva, perché comunque venivamo da realtà differenti, c'è stato un primo blocco di squadra che è stato già presente negli scorsi anni e a questo gruppo si sono unite altre persone, e ad oggi il clima è molto sereno e infatti per fortuna nello spogliatoio abbiamo modo di divertirci e di parlare anche post partita, facendo una serie di analisi e vedere anche cosa abbiamo sbagliato e cosa c'è da migliorare. Allora, sicuramente il miglior obiettivo sarebbe arrivare in finale, però noi siamo molto umili e quindi intanto diciamo che vogliamo arrivare alle Final Four e poi nella migliore delle ipotesi vincere il campionato. Noi volevamo appunto ringraziare, cogliamo l'occasione per ringraziare il presidente Alessandro Adriani, il direttore sportivo Giuseppe Pompili, il nostro mister che ci supporta e sopporta durante tutte le partite. E niente, ringraziamo anche la società nella sua interezza per aver creduto in questo progetto e nel sostenerci ogni giorno nelle nostre scelte.